Ciao ragazzi, un saluto a tutti e bentornati qui sul canale da Mauri. Quest'oggi siamo qua perché dobbiamo rivedere due o tre cose riguardo al fatto che abbiamo un aggiornamento. Ragazzi, non so, mica che pare sti aggiornamenti di qua e di là e su e giù e installa e scrive e non scrive. Avete ragione, però ragazzi, purtroppo la situazione ancora del mod non è ancora ovviamente a livelli eccelsi su Automobilista 2. Però dobbiamo ovviamente sempre ringraziare Thunderflash, ovviamente, e ovviamente ringrazio anche Paolo Tredicini, che ovviamente sta sempre continuando a supportarmi e inviarmi tutto quello che giustamente serve per poter far conoscere appunto questo modder che comunque sta facendo bene il suo lavoro. Però questa volta, ragazzi, ci sarà una semplificazione. Ma andiamo con ordine. Innanzitutto, prima di iniziare a parlare di tutto quello che dovremo fare, che poi dovremo fare proprio niente, perché questa volta è molto più semplice, ma prima di tutto questo andiamo a vedere che ci sarà una vettura molto molto interessante. Parliamo della Panos Esperante. Questa vettura è una vettura americana con motore derivato Ford V8 ed è una vettura appunto che ha fatto parte logicamente del Le Mans Prototype ed è una vettura americana che poi ha gareggiato nella categoria GT1. Quindi noi adesso andremo a vedere questa vettura che senz'altro ha qualcosa da dire. Questa vettura è una vettura che troveremo, che poi noi una volta che l'avremo scaricata, la troveremo nella categoria GT1, ma non GT1 quella del 2010, ragazzi, la troveremo nella categoria GT1 originale del gioco, dove in questo momento c'è già una Porsche, la McLaren F1, quella che abbiamo fatto anche da poco tempo fa, il video riguardante Le Mans, la vettura di Le Mans, e c'è anche la Porsche 911, quindi quello lì e lo troveremo esattamente in quella categoria lì. E quindi non facciamo altro che andare a vedere questa vettura. Eccoci qua ragazzi a bordo di questa bellissima Panos Esperante. Vediamo questa vettura comunque di concezione americana, motore Ford V8, 640 cavalli. Dai, vediamo. Proviamo subito a vedere questa signorina come si comporta. Tanto ovviamente vediamo qua, ovviamente le gomme sono fredde, quindi cerchiamo di andare un po' più adagio. Mamma mia che cofanone che ha sta vettura. Posso dire che forse questo cofano mi copre un po' la visuale, ma no, ma va bene. Wow, che roba! Ah, un bel tiro, Molto interessante, ragazzi. Molto molto interessante questa vettura. Ovviamente la trazione posteriore è una vettura che ci dà piaceri di scondizzolamento. Attenzione però è gestibile. Attenzione che abbiamo ancora le gomme abbastanza freddoline. Ovviamente voi non lo vedete, ma io nel visore ho l'indicatore delle gomme. Voilà! Wow! Comunque gestite la vettura, nonostante sia uno di quei mostri GT1 che riconosciamo già, queste vetture che hanno tutto un loro perché, già quelle originali sono fantastiche. Certo che questa macchina è comunque carina, E bravo Thunderflash! Attenzione qua! Ci siamo fatti prendere un po' la mano, un po' troppo!
Wow, ragazzi, carino. Certo, sono vetture queste un pochino più da, insomma, non sono proprio da prima uscita, sono vetture che sono un po' da, ovviamente, da capire, da interpretare, però davvero molto interessante, molto interessante. Wow, bello questo volante con tutti questi comandi a vista. Bello, molto molto ben fatta. E comunque, ragazzi, quello che sto trovando, che mi piace, è che in tutte queste vetture che stiamo comunque riscoprendo in questo momento, ho notato che anche queste perdite di posteriore ci sono, ma sono molto molto più gestibili e soprattutto non hanno proprio questo grande effetto patinamento, non c'è. Ovviamente poi si parla sempre di vettura a vettura, ma comunque, anche se devo dirvi, non so se qualcuno di voi si è accorto, almeno io l'ho notato, e ho notato, almeno nella mia esperienza personale, che dopo l'aggiornamento originale del gioco mi sembra che tutte le vetture hanno avuto un upgrade migliorativo, sia per il discorso delle sospensioni che per i pneumatici. Tant'è che ho fatto una prova, che adesso voglio, anche già che ci siamo, voglio provare. Vabbè, non posso farvelo vedere perché non avete il display a vista, quindi lo farò magari un'altra volta. Che ho notato che, provate anche voi a farlo, magari viaggiate in macchina e a un certo punto inchiodate di brutto, vedrete lo spiattellamento della gomma che vi verrà segnalato esattamente sui quattro quadratini verdi, se attivate quel LUD lì, e vedrete che c'è proprio la gomma che praticamente si abbassa di netto a destra o a sinistra a seconda. Ed effettivamente, almeno io sul Direct Drive, sento questa vibrazione della gomma che praticamente si è spiattellata e si sente, veramente una figata. Fatemi sapere se avete visto questa cosa, se l'avete provata anche voi o meno. Ok ragazzi, io direi che questa vettura l'abbiamo benché provata, quindi a questo punto vi rimando adesso alla seconda parte del video, dove appunto vi farò vedere come installare tutto questo. Ovviamente ragazzi, per quello che concerne invece il discorso di poter recuperare tutta questa roba, ovviamente tutto questo pacchetto di update con appunto questa vettura e tutto il resto, che cosa dobbiamo fare? Dovete sempre recarvi, io vi lascio ovviamente il link in descrizione, dovete recarvi sul sito, sul canale appunto di Thunderflash. Ovviamente nelle informazioni troverete la sua email, cioè qualcuno me l'aveva scritto ma non ho trovato. Allora, non c'è un link dove poi dopo scaricate, ma dovete contattare proprio lui, cioè gli mandate un'email e lui vi spedirà ovviamente il dovuto. Questa è l'operazione che bisogna fare. Una volta che avrete fatto ciò, adesso vi farò vedere a schermo che cosa dobbiamo fare. Una volta che avrete ricevuto appunto l'email, voi andrete ovviamente su questo link che vi verrà mandato. A questo punto vi troverete qui, vedete, avrete questa dicitura, voi andate qua in download folder, quindi a questo punto vi partirà questa cosa e quindi potete andare a scaricare l'ultima versione, quindi qua andate e scaricate quello che vi serve. Una volta che avete scaricato la mod, ovviamente lui inizierà a scaricare, io adesso logicamente qui non scaricherò niente. Una volta che ovviamente l'avete scaricato, lo troverete nel vostro file appunto qua e andate ovviamente ad estrarlo. Adesso io lo estraggo ho scritto qua appunto mod panoz, quindi a questo punto andiamo a metterlo in mod panoz e lui ce lo scaricherà lì. Una volta che ce l'ha scaricato, noi ovviamente lanceremo il nostro Steam e ovviamente andremo nella nostra libreria. E qui alla voce di Automobilista 2, tasto destro, proprietà, file locali, e quindi a questo punto apriamo file locali e ci troveremo appunto qua. Adesso scusate un attimo, tolgo solo un attimo questa roba.
Ok, molto bene. A questo punto cosa dobbiamo fare? Andiamo in qua nella cartella Mods, quindi la apriamo e apriamo appunto la cartella Panoz, quella che abbiamo scaricato la roba. A questo punto tutto ciò che abbiamo qui, quindi clicchiamo su Mods, facciamo così, tiriamo tutta la righetta, facciamo copia e poi lo facciamo incolla di qua, ovviamente io se non lo faccio perché è già stato fatto, quindi a questo punto lui ci impiegherà il suo tempo e sarà tutto dall'altra parte. Una volta fatto questo, dobbiamo andare qui, torniamo indietro e andiamo a cercare il nostro JSM. Ok? Una volta che l'abbiamo fatto, lo lanciamo. A questo punto, qui in fondo, adesso io ho già il boot file nuovo, ragazzi, quello già pronto appunto per tutte queste vetture. Tra l'altro, ragazzi, in questo caso abbiamo risolto anche il problema della IndyCar 2023. Perché precedentemente non era funzionante. Vi ricordate che su Race Department c'è un bellissimo mod dell'IndyCar 2023 e queste IndyCar appunto non erano compatibili con l'ultimo boot, con questo boot invece sono compatibili e funzionano benissimo. Quindi voi cosa dovete fare? Voi avrete sicuramente questo boot qua, l'1.464. Lo cliccate, facciamo finta che sia questo, non andate sul doppio, se no vi toglie tutto, andate su quello singolo, schiacciate e questo verrà spostato a sinistra e quindi mettete poi, qui potete mettere tutto quello che volete, quindi mettete GT3 Mod, quello che è, lo spostate avanti, 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 l'importante è che poi alla fine in fondo mettete questo boot file, ok? Il boot file va sempre in fondo. Una volta fatto questo non dovete fare altro che chiudere, lanciare il gioco e il gioco funzionerà perfettamente. Allora, quello che ovviamente va sempre ricordato, cioè io ovviamente mi sto riferendo a tutti quelli che hanno già seguito tutte le vecchie procedure, cioè ovviamente in questo caso qua, come avete visto, facciamo sto copia e incolla e poi spostiamo tutto con JSM, non c'è da fare niente, non c'è da fare né stringhe né altro. Però ovviamente per tutti quelli che in questo caso magari è la prima volta che vedono questo video e non sanno di cosa stiamo parlando, ovviamente io rimando, ovviamente andatevi a rivedere tutti i video che sono stati fatti precedentemente, anche perché non posso ogni volta ripartire da zero, perché sennò veramente diventa una cosa insostenibile. Mentre invece ci sono tutti i vecchi video, quelli del Porsche Cup, eccetera, eccetera, andatevele a vedere e ovviamente poi lì, così sapete di cosa stavo parlando. Invece, per tutti gli altri che hanno già fatto tutte queste procedure e che ormai sono dei veterani, avete visto che questa è una cosa molto molto semplice. Bene, ragazzi, con questo io direi che abbiamo concluso e non possiamo fare altro che rivederci per la prossima. Ciao da Mauri!